Qui diamo una spiegazione del comportamento del disco a ghiaccio secco che abbiamo visto nel video precedente nel momento in cui il disco viene lasciato. Ricordiamo che il disco andava in linea retta per il principio di inerzia quando era visto dall'esterno, quindi dal sistema di riferimento esterno che ho chiamato A, cioè dalla telecamera che sta al di sopra del laboratorio rotante, telecamera che però non ruota. In quest'altro disegno invece ho rappresentato come si vede muovere il disco a ghiaccio secco, che sarebbero questi punti neri, quando viene lasciato andare, però quando viene visto dall'interno del sistema di riferimento rotante, quindi di quel laboratorio che sta ruotando, che ho chiamato sistema di riferimento interno B. Cominciamo con il punto di vista esterno, quindi è la telecamera che non sta ruotando e invece il disco a ghiaccio secco sta ruotando su questa circonferenza tratteggiata perché è trattenuto dallo sperimentatore con l'elastico. Dopo alcuni giri, quando il disco arriva in questo punto, viene lasciato andare. Siccome in quel momento la sua velocità istantanea punta verso sinistra e in quel momento, da quel momento in poi non è più soggetto a forze il disco, perché viene lasciato andare, allora prosegue con velocità costante di modo rettilineo uniforme, come si dice, per la tangente. Per esempio, immaginiamo che stia andando a un metro al secondo e che queste fotografie siano state fatte a distanza di un secondo l'una dall'altra, quindi dopo un secondo il disco è qua, due secondi, dopo tre secondi, 4, 5, 6 e così via, a modo rettilineo uniforme. È il principio di inerzia, il disco va per la tangente a velocità costante, mantenendo la velocità che aveva nel momento in cui è stato lasciato andare. Non dimentichiamo però che nel frattempo tutto il tavolino, il laboratorio, continua a ruotare e descrive questi angoli, diciamo questi spicchi, ogni secondo questi angoli sempre uguali, quindi il tavolino sta continuando a ruotare con velocità angolare costante, qui l'ho indicata con omega. In questo esempio che ho fatto io la velocità angolare più o meno è di 20 gradi al secondo, cioè lo sperimentatore descrive nella sua rotazione un angolo di 20 gradi ogni secondo che passa. Osserviamo bene adesso che cosa vede lo sperimentatore dal suo punto di vista, cioè utilizzando questa figura cerchiamo di costruire quest'altra. All'inizio, all'istante 0, l'osservatore lascia andare il disco nel momento in cui il disco è esattamente davanti ai suoi occhi. Infatti questa linea è la linea di vista dell'osservatore che si trova al centro del tavolino. Quindi diciamo che al centro del tavolino ci sto io. Io sono lo sperimentatore che tiene il disco, lo lascio andare quando il disco è esattamente davanti alla mia linea di vista. Dopo un secondo il disco è arrivato qua, ha percorso un metro. Questo è un metro. Io ho percorso un angolo di circa 20 gradi e il disco praticamente è ancora davanti alla mia linea di vista, appena appena spostato sulla mia destra, ed è anche appena appena più lontano di prima, perché la distanza rispetto a me prima era questa, adesso la distanza rispetto a me è questa, è leggermente maggiore. Passando il tempo, per esempio 2 secondi, vediamo che il disco intanto si allontana da me. 3 secondi sarà ancora più lontano, io sto al centro del tavolino. 4, 5, 6 secondi il disco si allontana sempre di più da me. E vedremo che questo è l'effetto della forza centrifuga. Ma non solo il disco si allontana da me, il disco slitta anche sulla destra del mio campo visivo. Infatti dopo 2 secondi io guardo in questa direzione, indicata con 2, e il disco è leggermente a destra. Dopo per esempio 3 secondi io guardo in questa direzione, 3, eppure il disco è a destra della mia linea di vista. Dopo 4 secondi io guardo in questa direzione, 4, ma il disco è ancora più a destra rispetto alla mia linea di vista. Io guardo in questa direzione, il disco è alla mia destra. Quindi adesso possiamo fare questo disegno che è come si muove il disco dal mio punto di vista di osservatore. Io mi vedo fermo. Io sto al centro del tavolino, il tavolino ruota visto dall'esterno, ma visto dal mio punto di vista il tavolino non ruota, sta fermo rispetto a me. È il disco a ghiaccio secco che abbiamo detto si allontana da me e slitta sulla mia destra, quindi ecco qua la traiettoria che fa il disco a ghiaccio secco. Io sto al centro del tavolino, il disco si allontana da me e slitta sulla destra. Immaginiamo che io continui a ruotare.
dopo alcuni secondi, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, più o meno intorno a 10-11 secondi, io sarò rivolto verso questa direzione, cioè guarderò in questa direzione qua, mentre il disco si troverà invece da queste parti. Quindi il disco si troverà qui, diciamo dopo 12 secondi per esempio, io invece sto guardando dalla parte opposta, io guardo qua, quindi il disco sarà dietro di me. Dal mio punto di vista, e passiamo alla figura quindi questa di destra, il disco, continuando ad allontanarsi, continuerà anche a scivolare sulla mia destra, allontanandosi, e si troverà dietro a me. Infatti io in questa seconda figura guardo sempre in avanti, questa è la mia linea di vista, perché io non mi vedo ruotare. Dal mio punto di vista io sto fermo e guardo sempre in avanti. È il disco che slitta sulla mia destra e a un certo punto si troverà dietro a me. Questa situazione in cui il disco si trova lontano e dietro a me, nell'altra figura corrisponde alla situazione che il disco dopo 12 secondi per esempio sta qua giù e io ho ruotato e sto guardando in direzione opposta, sto guardando qua. Poi se facciamo scorrere ancora più tempo, per esempio dopo 25 secondi, il disco sarà andato ancora più a sinistra e sarà uscito addirittura dal monitor, dallo schermo. Io intanto avrò ruotato fino a guardare di nuovo in questa direzione qua. E quindi mi troverò il disco di nuovo nel mio campo visivo, perché il disco sta qua a sinistra e io dopo aver fatto un giro intero e anche più di un giro guarderò in questa direzione qua, quindi vedrò il disco. Man mano che io ruoto, quindi guardo qua, qua e così via, man mano che io ruoto il disco si sta allontanando di qua, entra nel mio campo visivo da sinistra. Tornando all'altra figura, che è il mio punto di vista, il disco era arrivato qua sotto, dopodiché continua a allontanarsi e a ruotare, entrerà nel mio campo di vista da sinistra e io me lo ritroverò davanti, davanti alla mia linea di vista. Qua. Quindi io prima ce l'avevo dietro qua il disco e poi il disco ruota, ritorna nella mia linea di vista da sinistra e me lo ritrovo davanti. E la cosa continua, adesso io sto guardando, abbiamo detto, in questa direzione, ma io continuo a ruotare e quindi il disco continua a slittare alla mia destra, vuol dire che in questa figura io ruoto, il disco me lo perdo sulla destra della mia linea di vista, perché io ruoto in questo modo, quindi guardo sempre più qua, il disco rimane alla mia destra. In quest'altra immagine, che è il mio punto di vista dove io sono fermo, il mio sistema di riferimento, io vedo il disco che continua ad andare a destra e si allontana sempre di più. In conclusione, il disco a ghiaccio secco, descrive al passare del tempo una spirale, quindi una traiettoria che si allarga sempre di più e ruota in questo modo. Quindi una spirale sempre più larga, in senso che ruota in senso orario. Questa spirale è determinata dalle due forze apparenti. Ricordiamo che questo è il mio sistema di riferimento rotante, è un sistema di riferimento non inerziale, lo capiamo dal fatto che il disco è ghiaccio secco, pur non avendo forze su di lui, non va in linea retta, ma fa questa strana traiettoria spirale. Quindi io deduco che il mio sistema di riferimento non è inerziale e per poter giustificare questa traiettoria spirale devo introdurre due forze apparenti. La forza centrifuga, che è quella responsabile dell'allontanamento progressivo del disco da me. Infatti il disco, mentre descrive la spirale rispetto a me, si allontana sempre di più. E questo allontanamento progressivo è causato dalla forza centrifuga. Centrifuga vuol dire che fugge dal centro, quindi una forza che allontana dal centro. Invece il fatto che il disco a ghiaccio secco curva sempre in senso orario, oltre a allontanarsi curva, ecco, il fatto che curva è causato dalla forza di Coriolì, la seconda forza apparente. Quindi noi abbiamo due forze apparenti che sono in grado di giustificare questo moto a spirale del disco rispetto a me nel mio sistema rotante non inerziale. La forza centrifuga che fa allontanare il disco a ghiaccio secco da me e la forza di Coriolì che fa curvare il disco continuamente in senso orario in questo esempio.